Ciao a tutti, bentornati sul mio canale. Oggi vi mostro con questo video tutorial come realizzare l'elemento principale, l'elemento più grande della borsa realizzata con la tecnica freeform. Nel video tutorial precedente vi avevo mostrato come realizzare gli altri elementi. Oggi invece vi mostro come realizzare questo elemento decorativo. Potete utilizzare il colore che volete, il cotone, la lana, a vostro piacimento. Io vi mostro proprio la tecnica per realizzarlo. L'occorrente è l'uncinetto classico, un uncinetto smirne e il cotone o la lana del colore, delle dimensioni del filato che preferite. Si parte realizzando una catenella di 8 asole. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8. Se volete questa decorazione, questa parte centrale più grande, quindi di conseguenza anche l'elemento decorativo risulterà più grande, avviate più catenelle. Dopo aver fatto le mie 8 catenelle, punto l'uncinetto nella prima catenella che ho realizzato e vado a chiudere con un punto bassissimo. Ora devo riempire tutto il mio forellino con il filato, quindi faccio in questo modo, punto l'uncinetto, estraggo il filo, faccio un punto bassissimo, in questo modo, fino a quando non ho riempito tutto il mio anellino, in questo modo, punto l'uncinetto. Non serve contare i punti. Ecco fatto. Stringo un pochettino in questo senso, sposto, ecco, in modo che le catenelle di base siano tutte ricoperte dalla mia lavorazione. E proseguo in questo modo per la seconda volta, senza fare chiusure, senza niente. Continuo ad eseguire questa lavorazione fino a quando il centro non ha assunto un aspetto cicciottoso, diciamo, in questo modo, fino a quando il buco, il forellino centrale non si è rimpicciolito e non si è creato questa bella lavorazione che dà consistenza e rigidità al centro del mio elemento. Quindi proseguo in questo modo, continuando a eseguire questo schema senza chiudere a fine giro, senza contare, devo solamente riempire in questo modo. Ecco, io sto lavorando l'ultimo punto perché l'interno di questa decorazione non la voglio troppo in rilievo, troppo cicciottosa. Vedete, ho dato spessore al lavoro, spero si noti. Ho dato un po' di spessore, ma non ho dato uno spessore eccessivo come invece ho fatto in questo elemento decorativo. Spero si noti perché è marrone su marrone. Vedete, c'è uno spessore di circa un centimetro e mezzo. Non volevo realizzare un elemento decorativo del genere e quindi ho fatto soltanto 4 giri, quindi l'ultimo, e adesso mi fermo. L'ultimo giro che lavorate, tenete il filo un po' morbido perché all'interno di queste asoline bisognerà lavorare con uncinetto smirne. Adesso prendo il mio uncinetto smirne e aggancio il filo sotto alla levetta. Questo modo. Ora carico, faccio delle gettate sull'uncinetto, faccio 5 gettate. Il numero delle gettate è quello che determina la grandezza della pallina, del punto colonnino, punto rococò. Quindi più gettate fate, più questa colonnina risulterà voluminosa. Io adesso faccio 5-6 gettate, vediamo un attimino come si presenta. 1, 2, 3, 4, 5, 6 gettate, perché almeno faccio lo stesso, ripeto le stesse dimensioni,
della colonnina che ho lavorato sull'elemento chiaro. Dopo aver fatto le mie 6 gettate, metto tutti i fili sotto la levetta, con il dito tengo la levetta, punto l'uncinetto all'interno del punto di base, lascio la levetta e faccio scorrere i fili. Mi aiuto con le mani in questo modo e ottengo la colonnina. Sposto il lavoro sotto la levetta, carico il filo e faccio la mia catenella. Ripetiamo, sposto, faccio 6 gettate, 1, 2, 3, 4, 5, 6, avvicino tutti i fili alla levetta, li blocco con la levetta, punto l'uncinetto nel punto successivo sottostante, estraggo il filo. Lascio il dito dalla levetta, faccio scorrere tutti i fili, tutte le asole in questo modo, mi aiuto con il dito, prendo l'uncinetto in questo modo e chiudo. Ancora una volta, 6 gettate, 1, 2, 3, 4, 5, 6, li blocco con la levetta, punto l'uncinetto, estraggo il mio filo. Faccio scorrere tutte le asole, aiutandomi con il dito, e chiudo in questo modo. Proseguo in questo modo fino alla fine del giro. Ho terminato il mio giro, adesso sfilo l'uncinetto Smirne e prendo l'uncinetto tradizionale. Faccio 3 catenelle, 1, 2, 3, salto una colonnina. E in quella successiva faccio un punto basso, 3 catenelle, 1, 2, 3, salto una catenella, in quella successiva un punto basso. Se vedete, ecco, in questo caso il lavoro sta tirando un po' troppo, quindi faccio 4 catenelle, perché dipende molto dal tipo di uncinetto, dalla mano, da come sono state lavorate le colonnine sotto, quindi è meglio fare 4 catenelle, 1, 2, 3. Qui vi dovete regolare anche voi, se vedete che il lavoro tende a incurvarsi, aumentate il numero delle catenelle. Saltate una catenella, quella successiva, dicevo, un punto basso. Proseguo in questo modo fino alla fine del giro, 4 catenelle, salto una colonnina di base e in quella successiva un punto basso. Ecco fatto, ho terminato tutto il giro e ho fatto degli archetti. Mi raccomando, se vedete che il lavoro tende a tirare troppo, a imbarcarsi, aumentate il numero di catenelle. Potete fare 4-5 catenelle. L'importante è che si formino questi archetti a forma di petalo. Quando avete terminato, 1, 2, 3 catenelle e all'interno dell'archetto andate a lavorare 6 punti alti. Quindi le 3 catenelle mi sostituiscono il primo punto alto, vado a fare altri 5 punti alti, 2, 3, 4 e 5. Se l'archetto che avete realizzato con le catenelle non si riempisse bene con i punti alti, aumentate il numero di punti alti. Io vi do le indicazioni di base, poi tutto dipende dal tipo di filato, dall'uncinetto, dalla vostra mano. Quindi su 4 catenelle io ho fatto 5 punti alti, 2, 4, 5, perché le 3 catenelle di inizio lavoro mi sostituiscono il punto alto. Nel punto successivo, in questo modo, dove ho fatto il punto basso sottostante, vado a fare un altro punto basso. Ora faccio 6 punti alti all'interno dell'archetto seguente. Quindi 2, 3, 4. Cinque e 1, 6 e faccio un punto basso all'interno del punto basso sottostante. In questo modo, vedete, sto creando i petali. Altri 6 punti alti, 1, 2,
e proseguo fino alla fine del giro. Ecco, ho terminato il mio giro, vado a fare il mio punto basso all'interno del punto basso sottostante e i miei petali sono terminati. Adesso punto l'uncinetto nella prima catenella di inizio lavoro, punto bassissimo, estraggo il e chiudo. Logicamente faccio sparire il filo di chiusura. Come potete notare, questo fiore potrebbe già costituire di per sé stesso un elemento decorativo della borsa, perché adesso vi faccio vedere, anche applicato in questo modo, senza fare nessun altro giro di lavorazione, senza seguire nessun altro schema di lavorazione, vedete, è un elemento completo. Anzi, proverò a metterlo di qui che magari si riesce a vedere meglio, perché di là c'è già troppi elementi, ci sono, magari non si vedono. Ecco, come potete notare, guardate, è già un elemento sufficiente per realizzare una piccola parte di pannello della borsa. Adesso vi mostro come realizzare, vedete il pannello che ho fatto io, prosegue con il punto rococò. Quindi adesso vi mostro come realizzare il punto rococò. Ho agganciato il filo di lavorazione, adesso utilizzo il cotone in contrasto in modo che voi possiate vedere bene i vari passaggi. Con l'uncinetto classico estraggo il mio filo e lo vado ad agganciare e faccio con una catenella in questo modo. Faccio altre 2 catenelle, una e una, due. Ora prendo l'uncinetto Smirne e vado a realizzare ancora il punto rococò, quindi 1, 2, 3, 4, 5 gettate questa volta, blocco il mio filo, entro nello spazio sottostante, nel punto alto sottostante, estraggo il mio filo e faccio una catenella di chiusura in questo modo, 1, 2, 3, 4, 5 gettate, punto il mio filo, punto il mio uncinetto, scusatemi, chiudo. In questo modo con una catenella e sto realizzando il mio punto rococò. Questo lo faccio soltanto su 3 petali perché la lavorazione l'ho eseguita soltanto su metà lavoro, quindi su 3 petali vado ad eseguire tutto il mio punto rococò. Terminiamo il primo petalo, 1, 2, 3, 4, 5 gettate, punto il mio uncinetto, estraggo il filo e vado a chiudere in questo modo. 1, 2, 3, 4, 5, punto l'uncinetto, ecco, proseguo con questo punto colonnina, punto rococò, come lo volete chiamare. Opla là, mi è sfuggito. Fino alla realizzazione di 3 petali. Dopo aver realizzato l'ultimo punto colonnina, faccio una catenella, 2 catenelle, filo sull'uncinetto e vado ad agganciarmi, scusate, nel punto sottostante con un punto bassissimo. In questo modo, se trovate difficoltà a utilizzare l'uncinetto Smirne, utilizzate pure l'uncinetto normale. Adesso 2 catenelle, una e una, due, e riprendo a lavorare il mio punto Smirne. 1, 2, 3, 4, 5 gettati, punto l'uncinetto nello spazio sottostante e chiudo con una catenella. In questo modo. 1, 2, 3, 4, 5, punto, estraggo il mio filo, chiudo il punto e faccio la mia catenella. Proseguo in questo modo fino a quando non ho lavorato 3 petali. Ho terminato il secondo petalo, quindi punto bassissimo, punto bassissimo, sì, nel punto o punto basso, scusatemi, devo guardare. Punto basso nel punto basso sottostante, 3 catenelle, 2 catenelle, una e
e una 2 e adesso ripeto il punto colonnina 2 3 4 5 gettate, ho fatto i miei gettati, ecco fatto, e proseguo ancora per la realizzazione dell'altro petalo. Vedete come stanno venendo bene i petali? Proseguo fino a quando non ho terminato il terzo petalo. Ecco, devo terminare il terzo petalo e quindi faccio un punto basso all'interno del punto basso sottostante. In questo modo. Ecco fatto. Adesso io lo schema che avevo realizzato per l'elemento della borsa prevedeva la lavorazione soltanto su 3 petali. Se invece a voi piace questo schema, potete proseguire e lavorare anche gli altri 3 petali. Adesso, sempre con il filato di questo colore, di questo verde scuro, proseguo con la lavorazione sugli altri 3 petali. Quindi prendo l'uncinetto classico e faccio un numero di catenelle tali che mi consenta di oltrepassare i punti alti sottostanti e di andarmi ad agganciare nel punto basso del giro precedente. Quindi penso 5 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5. Questo, come vi dicevo prima, dipende dal filato, dall'uncinetto, dalla mano che avete. Quindi 5 non bastano, facciamo 6 e mi vado ad agganciare con un punto basso nel punto basso sottostante. Ora altre 6 catenelle. Ricordatevi che il lavoro non deve assolutamente tirare, non deve essere teso. Quindi 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Nel caso vi sembrasse troppo teso, aumentate, come vi dicevo, il numero di catenelle. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Oh, qui si è. Ecco fatto. E vado a chiudere con un punto basso. Ecco, questo va bene così. Questo potrebbe essere un bordino di rifinitura, oppure all'interno potete lavorare degli altri punti alti. Insomma, man mano che il lavoro poi si sviluppa, potete decidere al momento come proseguire, che schema utilizzare, che punto utilizzare. Il fiore è bello anche rifinito così, in modo che qua poi avete lo spazio per agganciare l'altro elemento decorativo della borsa. Però se preferite potete fare un altro giro di archetti come ho fatto con il colore verde chiaro, quindi punti alti, un numero di punti alti tale da ricoprire tutto tutto le catenelle sottostanti e il punto basso, numero di punti alti per ricoprire tutto l'interno delle catenelle, punto basso, e quindi il lavoro poi si sviluppa in questo modo. Potete fare i punti alti e dopo riprendere ancora con il punto rococò. Quindi voi partite da un elemento base, da uno schema base e via via lo sviluppate man mano che proseguite seguendo la fantasia del momento. Io il mio elemento decorativo lo termino qui perché il soggetto che ho deciso di realizzare segue questo schema. Voi proseguite, fermatevi, come dico sempre, lasciate spazio alla vostra fantasia. Il video tutorial è terminato. Io spero di aver realizzato un tutorial che sia risultato interessante, istruttivo, che vi abbia aperto, come dire, la mente, no? Partite da uno schema di base, poi con la vostra fantasia realizzate quello che volete. Osate, sperimentate, create, perché questo significa proprio essere creativa. La vera creativa sperimenta e dagli esperimenti poi crea. Io vi saluto, vi ringrazio di cuore per tutto l'affetto che mi state dimostrando e vi do appuntamento al prossimo video tutorial. Ciao!